organizzare la ripartenza è fondamentale perché veniva detto da tutti, coloro i quali stanno scrivendo, o lo fai adesso o non lo fai più. Io domani al Senato indicherò alcune proposte concrete per ripartire tutti insieme. Ma oltre a dire queste, partiamo da un presupposto. Bisogna oggi consentire alle famiglie e alle aziende di avere liquidità e bisogna pensare a una graduale ripartenza delle attività e delle imprese, perché noi non possiamo immaginare che le cassiere continuino ad andare a lavorare, che i carabinieri continuino ad andare a lavorare, ma che poi blocchiamo tutto il resto. Ora è giusto farlo, è stato giusto farlo perché serviva per contenere l'onda di piena del Covid. Adesso bisogna iniziare a pensare a quali settori vogliamo utilizzare per investire. E da questo punto di vista, le infrastrutture, i 120 miliardi che sono pronti ad essere investiti, sono il primo segnale. E io trovo che qualcuno ha un atteggiamento contro le imprese, contro gli industriali. Oh, ma no, non va bene, pensano a lavorare. Guardate che la misura sociale più importante oggi è tenere le aziende aperte. Se no, domani non andremo avanti a forza di redditi di cittadinanza. Cioè, noi possiamo dare oggi un contributo, è doveroso dare oggi un contributo e dobbiamo darlo di più a quelle partite IVA che sono state annullate e cancellate da tante mancanze di attenzioni negli ultimi anni. Mi ci metto anch'io, anche se tutti noi qualcosa abbiamo cercato di fare. Bene, di fronte alle partite IVA che sono in difficoltà, di fronte agli autonomi che sono in difficoltà, di fronte a chi oggi ha chiuso l'attività, noi dobbiamo dare liquidità, possibilità di ripartire. Perché? Perché quando la curva, che non sarà una curva V, che sarà una curva U della ripartenza economica del nostro paese ci sarà, bene, in quel momento noi saremo forti, pronti a dare un messaggio come Italia. Terzo e ultimo punto, che è quello dell'emergenza istituzionale, l'abbiamo detto, ricordiamo l'emergenza carcere, ricordiamo l'emergenza delle riunioni del Parlamento, ma soprattutto, domani importantissimo, il ministro Azzolina sarà in aula per parlare di scuola. Perché noi dobbiamo garantire, è stata una lunga parte della chiacchierata notturna di ieri sera, che i ragazzi siano valutati. Questa è una cosa molto importante. Noi non vogliamo il sei politico, noi non vogliamo che tutti ricevano un voto così per dire, però penso che sia davvero molto 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 bello, molto 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 importante che ci sia un'attenzione speciale ai temi della scuola, a maggior ragione in questa fase.